vengono considerate sollecitazioni, normalmente il terremoto ha l'azione maggiore in senso orizzontale. Mi scusi. Sollecitazione maggiore del terremoto con un senso orizzontale, in senso verticale, al 100%. È sempre soddisfatta la cioè quando si devono considerare anche le sollecitazioni in senso verticale? Allora, lei allora, nella presentazione, forse non l'ho detto, però ho riportato proprio quando devono essere considerate le sollecitazioni in senso verticale. In genere, nella maggior parte dei casi, vanno adesso le trovo il riferimento, vanno trascurate. Appunto la componente verticale verrà tenuta in conto ove necessario, il paragrafo 7.2.1 delle norme tecniche, in cui si definisce esattamente quali sono le situazioni. Però sono situazioni che in genere non si verificano, sono ad esempio situazioni con campate superiori ai 20 metri. In genere l'azione verticale appunto non influenza l'analisi sismica.